cooperazioni multilaterali e bilaterali lo dobbiamo fare noi. Non c'è alcuna remora a dire che oggi ancora, dopo i fallimenti della riforma degli anni precedenti, delle legislature precedenti, ancora il punto che fa ostacoli è la costituzione di un'agenzia. Pensiamo se stiamo ancora discutendo di questo. Un'agenzia che altri paesi hanno ormai da anni, anzi stanno ridiscutendo anche se funziona o no, perché questo è giusto, c'è un progressivo mettere in moto degli elementi. Allora è possibile però raggiungere nella discussione in Parlamento, io mi auguro, una condivisione che metta poi in condizione chi governa di fare delle scelte rispetto ai passaggi indispensabili. Noi comunque abbiamo fatto delle scelte e dei passaggi che non vogliamo tornino indietro, e abbiamo parlato stamattina, abbiamo discusso e abbiamo anche avuto conforto, io stessa, dalle vostre innumerevoli proposte che intendo raccogliere, dalla proposta che faceva Petrella, ma da quella che stamattina aveva avanzato anche l'ANCI a proposito di una conferenza sul Mediterraneo. Riccardo Petrella l'ha arricchita nella sua proposta, anche diciamo così, unendo dentro ai temi della conferenza alcune delle grandi questioni di cui ci stiamo occupando. Parlava dei beni comuni, dell'acqua, della terra, del sole, e dunque che metteva in evidenza come anche una cooperazione, noi questa sfida la vogliamo prendere, possa essere capace di declinare operativamente dei programmi di intervento capaci di rispettare la tutela ambientale, salvaguardare quello che è appunto il bene comune. Una proposta interessante dunque, che penso che dovrà vederci impegnati nei prossimi mesi. Ma ancora c'è la proposta di fare vivere, magari l'anno prossimo, si diceva, una conferenza con le organizzazioni non governative dei paesi partner. Voglio raccoglierla questa proposta, anche se quello che abbiamo fatto in questo anno con la conferenza di Bamako e quella che terremo tra qualche settimana a Città del Guatemala è proprio questo, cioè quello di andare noi in diversi paesi a suscitare attraverso le iniziative della cooperazione il confronto sul terreno con le organizzazioni non governative, le reti di associazioni locali, per stare lì dove è bene che si leggano insieme quelle contraddizioni a cui prima facevo riferimento, quelle povertà che non sono sicuramente piovute dal cielo, ma sono state indotte anche da noi, paesi ricchi del mondo. Territori impoveriti da modelli di sviluppo che non hanno dato ricchezza e benessere, e dunque da lì dobbiamo ripartire. Ma la proposta di ritornare anche a Roma ad un incontro più largo può essere fatta, ma anche utilizzando quelle conferenze telematiche. Me lo dicevano alcuni operatori della cooperazione l'altra settimana, ad esempio a Gerusalemme. Ci proponiamo anche attraverso un video, ci mettiamo in contatto ed in confronto, anche attraverso dei panel di discussione, per arricchire quei tavoli, come quello del Medio Oriente, che riconvocheremo a presto, perché siamo impegnati ad essere tra donatori, uso questo termine per indicare il nostro impegno anche a dare maggiori finanziamenti per la Palestina nella prossima sessione, che dovrà vedere tutti i donatori impegnati su questo intorno alla metà di dicembre. Abbiamo preso questo impegno l'altra settimana quando siamo stati a Gerusalemme e lo faremo ancora, però magari può essere utile incontrarci in una discussione più larga per vedere quanto, come e perché dobbiamo impegnarci, sapendo naturalmente che il conflitto in Medio Oriente e la soluzione terribile di quel conflitto ancora aperto tra Palestina e Israele non si risolve solo con gli interventi di cooperazione. Guardiamo con grande interesse e attenzione, così abbiamo detto e ascoltato i protagonisti, di un negoziato possibile, quello di Annapolis, che si dovrebbe svolgere a giorni o settimane, ma chissà se sarà poi risolutivo. C'è una finestra aperta di speranza in quella parte del mondo che abbiamo voluto raccogliere come tale, e vogliamo anche lavorare assieme, sapendo che le cose che sono state dette qui da Calvelli e da